Bentrovati a tutti, cari amici e cari amiche, per questo nuovo video di Mr. Grimm che ha come oggetto gli animali selvatici, seconda parte. Animali che, originari delle campagne e degli spazi aperti, si sono via via progressivamente negli ultimi anni avvicinati alle grandi città che possiamo trovare anche all'interno dei nostri giardini, all'interno dei complessi urbani, proprio anche delle grandi metropoli. Scopriremo il perché di questo avvicinamento e quali sono i vantaggi che questi animali hanno trovato da questo cambiamento di ambiente per poter vivere. Ma prima del consueto appuntamento dell'aperitivo, andiamo a vedere questa fantastica e profumatissima fioritura dello Smanthus fragrans, dei fiori bianchi crema che regalano un profumo veramente intenso e fragrante a tutto il giardino. Per questa pianta che è una sempreverde e che fiorisce nel periodo che va da fine autunno a inizio inverno. Ma a questo punto non ci resta che mandare in onda il servizio, quindi preghiamo la regia di poterlo fare. Vai, regia! E cominciamo questo video con la tortora comune, detta anche tortora orientale dal collare, originaria del Giappone, ma che in breve tempo, nel giro di 50-70 anni, ha colonizzato gran parte del mondo, riuscendo a sopravvivere anche in condizioni ambientali particolarmente estreme, essendo una specie molto resistente anche alle basse temperature e molto adattabile al regime alimentare, che è molto vario e vasto, che comprende quindi vertebrati, semi, bacche, fino anche a germogli di piante. La tortora orientale dal collare è una specie dal piumaggio monotono, grigio. Caratteristica è la presenza di un collarino a 6 cerchi posizionata dietro al collo. È un animale che nidifica proprio in città, sempre di più, quindi sempre meno in campagna, sempre più in città, perché trova meno predatori come falchi, faine, donnole e volpi, che in città tendono a rimanere un po' più dalle città, a rimanere un po' più lontani. E la possiamo trovare in edificazione addirittura anche sui terrazzi e sui balconi, perfino nei vasi dei fiori posizionati sul nostro davanzale. Produce 3-4 nidiate all'anno, formate ciascuna da due uova bianche che vengono covate per 15 giorni. La tortora orientale dal collare è un abitante fisso delle nostre città e rimane da noi tutto l'anno, quindi è una specie che viene definita stanziale. Ecco qua che sta mangiando, vedete, del pane che gli ho dato poco tempo fa e quindi si è avvicinato molto a casa e mi ha permesso di effettuare queste riprese. Ma è molto facile adescarla anche a casa vostra proprio con la stessa tecnica, anche comprando piccole granaglie per poterla poi avvicinare e fotografare tranquillamente. È una specie che risulta essere anche molto veloce nel volo e vive in genere in coppia, quindi una specie che viene definita quindi monogama, il maschio e la femmina rimangono insieme per tutta la vita o fin tanto che uno dei due non muore e nel corso dell'estate danno seguito a diverse nidificazioni. Qui abbiamo un altro abitante delle nostre città, delle nostre campagne ed è il Petirosso. E qui in fondo invece troviamo i merli. La differenza sostanziale sta che nel petirosso la specie è di passo, quindi in estate in genere abita le montagne in cui nidifica. In inverno invece scende nelle pianure per trovare un clima più mite e la possibilità di alimentarsi in maniera più agevole. Per il merlo invece la situazione è diversa perché è una specie stanziale, quindi rimane sia d'estate che d'inverno sul territorio in cui è nato e trova nel periodo invernale la possibilità di nutrirsi andando a cercare bacche, semi o piccoli insetti. Anche il petirosso è un insettivoro che si nutre prevalentemente di piccoli vermetti o invertebrati che trova vicino ai sassi, nei vasetti anche coltivati in giardino. Questi sono dei merli che si stanno nutrendo di bacche di Cotoneaster lacteus, bacche rosse in piena maturazione in questo momento, quindi ricche di principi nutritivi, ideali per questa specie per poter resistere al periodo invernale caratterizzato dal grande freddo. Ma come si spiega il fatto che questi animali selvatici
si siano avvicinate così tanto alle nostre abitazioni. Abbiamo già detto che una gran parte dei predatori naturali di questi animali in città è un po' più, diciamo, difficoltato ad entrarvi proprio perché mantengono più diffidenza rispetto nei confronti dell'uomo. E inoltre in città trovano dei siti di nidificazione molto vari e variegati che possono variare dall'interno delle siepi, gli alberi, i cespugli e addirittura, nel caso delle tortore, nidificare all'interno dei vasi, dei fiori posizionati sui nostri terrazzi, sui nostri balconi. Il pettirosso, per concludere, è una specie tra tutte quelle che abbiamo visto fino adesso, forse la meno spaventata, la meno impaurita dalla presenza dell'uomo, anzi vive a stretto contatto con esso. Infatti queste immagini le ho raccolte proprio per voi in un momento in cui stavo spostando delle piante di abete rosso destinate a fornire quello che è il classico abete di Natale, albero di Natale, ed è un animaletto che risulta essere molto vispo, come carattere molto sveglio e che si muove proprio letteralmente tra le mie gambe alla ricerca di piccoli vermetti che possono fuoriuscire da queste zolle di abete rosso. Il pettirosso, nonostante questo suo aspetto carino e simpatico, mantiene un atteggiamento aggressivo per tutto il periodo invernale, andando a scacciare i propri simili dal territorio che ha scelto come abitazione, anche se pur momentanea, proprio solo per il periodo invernale, ingaggiando con i propri simili estreme lotte e battaglie proprio per scacciarli e mantenere una certa, priorità, una certa riservatezza nel suo ambiente che ha scelto per poter svernare. Grazie per l'attenzione, ci vediamo molto presto. Ciao da Mr. Green.